Artini ed altri numero 1 840 e una nuova formulazione della mozione numero 1 785 che è stata sottoscritta anche dalla deputata Binetti, la quale contestualmente ha ritirato la mozione numero 1 796. Le mozioni Gianluca Pini ed altri numero 1 799, Artini ed altri numero 1 840 e la nuova formulazione della mozione numero 1 785 sono già state iscritte all'ordine del giorno. Avverto infine che in data odierna è stata presentata la mozione Rampelli ed altri numero 1 846 e il relativo testo è in distribuzione. Ora il rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo il parere sulle mozioni presentate. Prego, sottosegretario Amici. Grazie Presidente. Sulla mozione Iori il parere è favorevole con questa precisazione. L'apprezzamento, c'è cioè un apprezzamento ovviamente da parte del governo per lo spirito della proposta di promuovere permanenza temporanea in Mi scusi, Italia. sottosegretaria, Sì. i colleghi dovrebbero fare veramente silenzio perché non riusciamo a sentire da qua i pareri che sta esprimendo il governo. Per favore. Prego, onorevole. Presidente, dicevo che era un parere favorevole con una avvertenza nei confronti di questa mozione che ovviamente il governo accoglie con un apprezzamento molto positivo lo spirito della proposta di promuovere permanenze temporanee in Italia di bambini profughi. Purtuttavia, l'attuazione di tale proposta non può prescindere dalla peculiarità del caso Yarmouk, che non è del tutto assimilabile al caso bielorusso. Credo che sia importante precisare questo elemento proprio per una questione anche di correttezza, nel senso che le permanenze dei bambini bielorussi facevano infatti oggetto di un accordo con il governo di Minsk, e cosa questa non ipotizzabile nel caso siriano, visto che il governo, noi non abbiamo, non riconosciamo il governo di Damasco. Mozione Di Stefano, parere favorevole con una riformulazione. Eliminare al quinto punto il